Sì, assolutamente sì, è la prima proposta di legge che Fratelli d'Italia presenta in questa nuova legislatura, assolutamente rivoluzionaria perché per la prima volta il centrodestra ha la guida della Regione Umbra e è appunto una proposta di legge sulla riforma degli alloggi popolari, una proposta di legge a noi cara su un tema importante, soprattutto in un tempo come questo dove appunto l'edilizia popolare è al centro del dibattito, proprio perché avere una casa di proprietà risulta sempre più difficile. Quindi abbiamo creduto utile e necessario mettere immediatamente mano alla legge preesistente per andare appunto a modificare e ad approfondire alcuni punti che rendano più facile l'accesso per le persone veramente meritevoli, per le persone che rispettano la legge e che dimostrano di avere una reale esigenza e necessità di alloggiare in un alloggio pubblico. Quali sono i punti salienti di questa proposta di legge? Assolutamente la proposta di legge è incentrata su 7 temi centrali che poi durante la conferenza stampa spiegheremo. Essenzialmente pone l'attenzione sulle persone meritevoli, sulle persone che da più tempo risiedono in Umbria, offre un'importante attenzione per le donne che vivono in queste case popolari insieme a dei mariti violenti, facendo sì che per la prima volta, laddove un marito usi violenza sulle donne, perda la titolarità e subentri invece sua moglie insieme ai figli. Pone anche molta attenzione sul fatto che le persone che occupano queste case si preoccupino e si occupino dei loro figli mandandoli a scuola. Così come si pone grande attenzione sul mantenimento di questi alloggi, perché una volta che questi alloggi sono stati assegnati, per mantenerli bisogna rispettare le regole. E allora parleremo tra poco di una grande novità che noi pensiamo di introdurre, che è una sorta di patente a punti, dove le persone meritevoli li mantengono e continuano ad alloggiare senza problemi nelle case che gli sono state assegnate, ma qualora non rispettino le leggi, questi punti, laddove non è immediatamente contestabile il reato e quindi si può togliere immediatamente l'alloggio popolare, verranno scalati fino al raggiungimento di 0 punti. A quel punto tutto verrà rimesso in discussione. Grazie mille. Grazie a voi.